Cari amici del basket, secondo l'enciclopedia Treccani, il capostipite è colui da cui discende una famiglia. Bene, in base a questa definizione, il capostipite di tutti noi giornalisti di basket si chiama Aldo Giordani. È un milanese, classe 1924. La sua figura si riassume in una sola frase, perché spesso gli uomini importanti sono accompagnati nel tempo da una frase da loro pronunciata. Quella del Jordan, così si faceva chiamare, è la seguente: "E vedete com'è il basket". Era una frase che il Jordan pronunciava durante le telecronache, perché proprio lui, che aveva giocato in nazionale al fianco di Tracuzzi, Giancarlo Primo, Carlo Cerioni con la Ginnastica Roma, venne dal 54 chiamato dalla Rai TV, che era appena nata, per illustrare al mondo che cosa fosse questa pallacanestro di cui si sentiva parlare e non era ancora basket. Bene, il Jordan accetta e diventa una figura insostituibile nella storia dello sport dei canestri in Italia. Diventa giornalista e accetta una collaborazione con la Gazzetta dello Sport dopo un incontro con Adolfo Bogoncelli. Poi scrive anche su Sport Illustrato e soprattutto su Guerin Sportivo, fondando nelle pagine finali quello che allora si chiamava il Guerin Basket. Il Guerin Basket è un antesignano della vera creatura di Aldo Giordani. La vera creatura nasce nel 1978 e si chiama Super Basket. Nell'interno di Super Basket, Aldo Giordani sfoga tutto il suo credo cestistico, non lesinando critiche a destra e a sinistra. È celebre una sua diatriba con uno dei collaboratori più illustri, che allora era Valerio Bianchini, anche se su Superbasket il Vate usava uno pseudonimo. Bene, Giordani e Bianchini si scambiano delle lettere, cercando ciascuno di spiegare il perché di questo piccolo dissidio. E Bianchini a un certo punto, è il filosofo, scrive: "Vedi Aldo, la mia Weltanschauung è forse diversa dalla tua". La Weltanschauung nella filosofia tedesca è la cosiddetta visione del mondo. Il Jordan, che ha capito perfettamente che cosa voglia dire il Vate, risponde con la sua solita ironia: "Ho capito, Valerio, e ti ringrazio per questa lettera, ma questa Weltanschauung è quella famosa giocatrice della Germania dell'Est, vero?". Questo era Giordani. In TV diventa celebre una intervista che il papà, nel corso della domenica sportiva, fa alla figlia Claudia Giordani, che è una campionessa di sci. Alla fine dell'intervista, dopo aver chiesto perché hai vinto, perché hai perso, programmi, sogni, il Jordan chiede se è vero che la figlia si stia per sposare. Insomma, la vita in diretta. Claudia dice di sì e annuncia la data delle nozze e si vede il padre che per un attimo sostituisce la figura professionale dell'intervistatore, che diventa rosso. Il Jordan è stato un maestro per me. Io ho collaborato a lungo con Superbasket. Mi ricordo che la sera del 18 marzo 1981 eravamo in un ristorante di Barcellona, vedendo su un grande schermo la finale di Coppa delle Coppe tra Squib Cantù e Barcellona. Vinse la Squib Cantù. Il giorno dopo
Lì a Barcellona si sarebbe disputata la finalissima della Coppa Corace tra il Badalona, Juventud Badalona, e la Carrera Venezia. Jordan sbiancò dopo l'esito della finale della Coppa Corace e mi disse: qui domani non vincono neppure i Boston Celtic. Se una squadra italiana ha battuto una spagnola nella Coppa Corace, nella Coppa Corace sicuramente una spagnola batterà l'italiana. Il Badalona vinse dopo un supplementare contro la Carrera Venezia, che pure era in vantaggio, a 1 minuto e 39 dalla fine di 9 punti. La partita finì al supplementare. E vi lascio con un altro aneddoto. È il 1982. Vado a Pesaro ad una partita di Coppa della Scavolini. C'è anche il Jordan che fa la telecronaca. Dopo la partita si dettano i pezzi, dopodiché si va a mangiare il pesce in collina. Chiedo al Jordan: rientro su Milano e non su Torino, hai mica un posto in auto? Sì, mi fa lui, a patto che tu stia davanti. Ma no, direttore, io non posso. Capirai, stai davanti e ti porto a Milano. C'è l'autista che lo aspetta. Ha dormito per recuperare il sonno ed essere efficiente durante il tragitto. Partiamo da Pesaro all'1:25 di notte, anzi, del mattino. Io sono davanti con l'autista. Ci raccontiamo la vita. Il Jordan è dietro, allungato e protetto da una coperta di lana. Arriviamo a Milano alle 4:10. L'autista si ferma davanti alla sede di Superbasket, vicino alla stazione centrale. Io mi dirigo verso un hotel fino alle 11:30, perché dopo sarei partito per Mosca con Cantù per un'altra partita delle Coppe Europee. Il Jordan, come se nulla fosse accaduto e come se davvero avesse dormito l'intera notte nel suo letto, entra nella redazione di Superbasket per iniziare un'altra giornata di lavoro sino alle 10 di sera. E vedete com'è il basket. Aldo Giordani, il capostipite di tutti noi.